Piazza Navona, una delle piazze più famose di Roma, un emblema della Roma barocca. Una piazza sospesa tra le architetture del Borromini e la genialità del Bernini. Un luogo che lascia di stucco gli occhi dei romani e non, che immortalano la loro presenza e il loro passaggio in un selfie da postare sui social. Una piazza che il Belli così descriveva. Se può fregà, Piazza Navona mia! Questa non è una piazza, è una campagna, un teatro, una fiera, un'allegria. Per tutto trovi roba che si magna. Qua ci sono tre fontane inarberate, qua una guglia che pare una sentenza, qua si fa il lago quando torna estate. La Fontana dei Fiumi, opera per eccellenza del barocco romano, sorge nel centro della piazza, realizzata da Gian Lorenzo Bernini e inaugurata il 12 giugno 1651. Come mai quattro fiumi? Se si osserva attentamente si distinguono quattro figure maschili, colossali, che rappresentano i grandi fiumi dei quattro continenti, il Nilo, il Rio della Plata, il Danubio e il Gange. La fontana, coronata dalla colomba dello Spirito Santo, fu anche interpretata come simbolo del trionfo della Chiesa sulle quattro parti del mondo. La tradizione che vuole il Bernini rivale del contemporaneo Borromini, ha costruito la leggenda per la quale la statua che raffigura il Rio della Plata alzerebbe la mano verso la vicina chiesa di Sant'Agnese del Borromini in segno di difesa. Tuttavia, questa sembrerebbe essere una leggenda, in quanto la chiesa fu iniziata solamente dal 1652 e il Borromini prese la direzione dei lavori solamente nel 1653. Ma Bernini aveva scippato, diciamo così, la commissione della fontana al suo rivale e se ne lamentava con il figlio, che nella biografia così riportò: «Oh, quanto mi vergogno di aver operato così male!» Leggendo Verità, sicuramente furono due grandi del barocco romano e molto si deve a loro. Ma ora, che cosa sono queste immagini? La storia in questo luogo ha lasciato una traccia. E dove non si hanno tracce di storia a Roma? Già secoli prima. Dove? Se si percorre via di Tor Sanguigna e si entra in quello che sembra semplicemente in un negozio di souvenir, dove ci troviamo? Dove siamo? Stiamo per entrare nella storia nuovamente. Precisamente entrando in quel locale si torna al primo secolo d.C. Scendendo sotto il livello attuale della strada moderna, si arriva ai resti dello stadio di Domiziano, che fu eretto nell'86 d.C. circa, per volere dell'imperatore, che era molto affascinato dai giochi di atletica, e questo stadio serviva appunto per celebrare l'imperatore e gli stessi giochi. Le misure dello stadio sono 275 metri di lunghezza e 106,10 di larghezza, secondo le stime. La linea della facciata era formata da arcate poggianti su semicolonne, che tuttora si possono vedere tra i resti. Quello che noi oggi possiamo vedere, che agli occhi dei non addetti ai lavori sembra solamente un mucchio di murature, sono parte del lato curvo, dove si apriva una delle aperture che consentivano l'ingresso nella struttura. Furono scoperti e contestualizzati solamente negli anni 30 del Novecento. Secondo le stime che sono state fatte, lo stadio poteva ospitare circa 30.000 persone, quasi come i moderni stadi di calcio, incredibile. Ad oggi si possono notare ancora parte delle scalinate che permettevano di salire, ovviamente nei piani superiori, ma nella muratura si può leggere cosa accadde prima della musealizzazione. Alcuni ambienti furono utilizzati come cantine e come ripostiglio. Un vino fortunato. Nelle murature antiche furono inserite scale per scendere in questi luoghi freschi. Ma lo stadio aveva anche numerose statue, gruppi scultorei, e molti di questi furono razziati e utilizzati per scopi diversi. Altre furono portate in luoghi di Roma e andarono in giro per Roma e chissà dove. Una merita la nostra attenzione, la cosiddetta statua di Pasquino, che a breve vedrete, posta nelle vicinanze dello stadio. Secondo la tradizione, vicino a questa statua, i romani tra il XVI e il XVIII secolo, XIX secolo, depositavano le cosiddette pasquinate, che non sono altro che delle lamentele anonime contro politici e uomini dell'epoca, uomini noti, facoltosi dell'epoca, che non andavano molto a genio. Potremmo dire gli eredi degli Ostraca in Grecia. Non sapete cosa sono gli Ostraca? Beh, potremmo approfondire il discorso magari in un altro video, non in questa fase. Però,
In questo video, tuttavia, abbiamo visto una parte nascosta di Roma. Se vi è piaciuto, scrivetelo nei commenti e fatemi sapere se avete qualcosa da approfondire o altri pareri. Questa è una nuova e differente, organizzazione del canale, che come in descrizione si presenta anche come un canale che vuole presentare oggetti ed effetti culturali che abbiamo qui a Roma e non solo. Spero quindi che questa deviazione dal mondo dell'urmodellismo mi sia interessata. Spero soprattutto che queste immagini che ho realizzato prima dell'emergenza che stiamo vivendo vi possano stimolare a tornare a Roma e a visitare anche questo luogo. Cosa dirvi? Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Vi lascio alle ultime immagini che ho potuto realizzare in una visita fatta, come ripeto, nel gennaio del 2020.